andiamo alla collina. Cos'è sta collina? Forse qualcuno ha letto qualcosa su Medjugorje. Diciamo, allora faccio una sintesi molto veloce. È il luogo dove la Madonna è apparsa la prima volta, e se voi uscite, adesso che fa buio, vi prende un po' di fresco, vedete delle luci nel buio della collina davanti. Non sono case, le luci delle case, delle finestre, sono le luci che sono state messe per segnare un percorso che percorreremo domani in parte per arrivare a questo luogo, luogo della prima apparizione, che sono avvenute lì il 24, 25 giugno e così via per i primi giorni. Poi è stato impedito, c'è stato un cordone di polizia, la polizia ha mandato addirittura delle ruspe, delle pale per portare via le pietre per evitare che la Madonna apparisse su quelle pietre, quindi è stato spianato tutto lì. Quindi ecco, erano dopi, erano cespugli di melograno, come trovate tanti adesso salendo, anche se la strada è stata spianata dai pellegrini. La Madonna in quei sette giorni dopo è apparsa lo stesso ai piedi della collina, o quel luogo ora si chiama Croce Blu, non perché prima c'era la Croce Blu, non perché il blu ha un significato particolare, semplicemente perché a ricordo di quell'avvenimento, del fatto che i ragazzi, ragazzi chiamati dalla Madonna, chiamati come a vederla e a parlare a nome suo, dare messaggi, non potendo salire sopra, si sono fermati giù. La polizia li cercava, loro non si sono accorti di nulla, pregavano e cantavano con la Madonna. La polizia non li ha visti. La mano della Madonna, il manto li ha protetti. Quindi, noi domani intanto saliamo su alla collina. Trovate al centro una statua che è stata donata dai coreani, come un coreano che ha raccontato anche la sua storia a un incontro di Padre Iozzo, diciamo toccato dalla Madonna in un modo particolare, è stato il primo che ha aperto poi la strada a tantissimi altri coreani a venire, quindi ci sono stati proprio flotte di coreani che venivano qui a pregare, a ricevere forza per la loro fede. Era un buddista questo, si è convertito direttamente al cristianesimo ed è stato battezzato, cresimato da Padre Iozzo. Quindi ecco, era un dirigente di una grande fabbrica e diciamo ha fatto questa colletta, hanno raccolto per donare questa statua. E il luogo della collina dove arriveremo domani è il luogo dove la Madonna lascerà un segno. I veggenti fin dall'inizio hanno chiesto alla Madonna: ma lascia un segno, dacci un segno, perché la gente ci prende per matti, non ci crede. E la Madonna ha detto: lo darò questo segno, e lo darà al terzo segreto, e sarà un segno visibile, indistruttibile, bellissimo. Quindi ecco, lì è il luogo, la collina è il luogo dove verrà lasciato questo segno. Ancora, per i primi tempi, più volte hanno visto sulla collina e anche sul Kricevac una scritta luminosa, Mir, pace. Una scritta che dalla collina saliva al Kricevac e dal Kricevac tornava alla collina. Ecco, più volte questa scritta luminosa, al di là poi di tantissimi altri segni che non sto a ricordare perché non sono i segni ma è la realtà che noi viviamo. Io ricordo la prima volta che
sono venuto qui, ricordo nell'87, eravamo proprio sotto la collina, più ancora di come siamo vicini adesso. E avevamo anche la possibilità di stare molto con le due veggenti. Abbiamo scelto poi, e sono contentissimo, in questo 25esimo, in quest'anno del 25esimo, dopo 27 anni, di essere di nuovo, possiamo dire così, nella casa di Maria, perché è lei che ha voluto, ha avuto l'ispirazione per questa casa. Ecco, nell'87 ho vissuto, anche se ho ospitato vicino, non da Maria, ma insieme con lei 4 giorni, da martedì fino a venerdì. E vi dico anche la gioia di, anche se è stato un abuso, un c'era un frate con noi, che era in viaggio di nozze, perché era stato appena ordinato sacerdote, un mese prima. E dice: Maria, un sogno, vorrei salire alla croce con te per celebrare messa. E Maria gli ha detto di sì. Noi siamo andati lui, noi due seminaristi, una ragazza che in quel momento viveva un anno con Maria, aveva voluto dare l'anno mariano a lei, e altri due. E siamo saliti sul grigio verso le 4 del mattino. E là, alle 6, appena cominciato a rischiarare, alla luce di due candeline, abbiamo celebrato la messa. Noi abbiamo partecipato alla Santa Messa, quindi ho vissuto momenti molto intensi. Però vi dico una cosa: non ho mai, ed è quello che cerco di trasmettere a voi, mai ricercato la veggente per la veggente, per toccarla, per stargli vicino, per vedere la Madonna, ma semplicemente, ecco, per vedere come lei viveva. E vi posso assicurare che dopo 6 anni di continuo stress, stress nel senso tensione, di dono, ero in casa e lei usciva per accogliere i pellegrini, usciva con il sorriso, rientrava con il sorriso, era stanchissima, eppure mai un accenno di dire: sono stanca, non ne voglio più sapere, mamma mia come sono, no, sempre con uno slancio. Questo per me e altri gesti, la carità che lei ha mostrato e anche la laboriosità, non entrava dopo i pellegrini, dopo aver parlato ai pellegrini, per mettersi lì sul divano e farsi servire, andava al lavandino dove c'era chi si era fatto il caffè, lavava la caffettiera, rimetteva a posto la tazzina, se entrava qualcuno gli diceva, era attenta, era laboriosa, era a servizio, era con gli occhi attenti sugli altri che potevano avere bisogno di una parola, di un sorriso, di un bicchiere d'acqua. Non era lei che si faceva servire, era lei che serviva. Vi posso dire che in quel momento ho visto un'immagine, un segno dell'attenzione che la Madonna ha per noi, un occhio sempre vigile, non è mai stanca, non è mai ferma, è una mamma che sempre è in movimento per i suoi figli. Mi è stato più segno di questo suo modo di essere, di vivere, che tutto quello che lei diceva ai pellegrini. Vi posso dire che quasi non l'ho ascoltata una volta, perché eravamo lì, ma non mi serviva, mi bastava vedere lei. Tante volte con lui, ma non lei mentre aveva le apparizioni, lei come lavorava in casa, lei come si metteva al servizio. Ecco, stiamo attenti a non cercare mai il veggente come il talismano. Se lo tocco sarò salvo, se non lo tocco mi
tengo le mie malattie. No, no, teniamo, ecco questo. Poi, al di là di questa parentesi, anche se sono sicuro che ci sarà per noi, se avremo pazienza, se non andremo alla ricerca di cose, ci sarà un grande dono. L'ultima cosa, visto che Fra Alessandro ha detto ci sentiremo inizi, vi posso, ecco, in quei giorni non conoscevo Padre Iozzo, ne avevo sentito parlare, sì, sapevo che era stato in carcere, avevo letto su di lui, ma non l'avevo mai visto. Ci hanno detto, guarda, tieni una catechesi, quel giorno era il giovedì, noi partivamo il venerdì. Era giovedì 24 settembre, siamo partiti il 25, il giorno del messaggio. E siamo andati da Padre Iozzo, ricordo ancora l'impressione, le cose che ha detto, vi posso ricordare anche l'omelia, il brano del Vangelo che lui ha commentato, ma ciò che mi rimane ancora è quando ha parlato, oltre all'omelia molto importante, anche delle cinque pietre. Che era un passo di Davide che ci ha portato nel cuore, ma quando ho sentito quell'unione, quel mettere insieme la sua sintesi dei messaggi di Medjugorje dei primi tempi, che poi più volte ha ripetuto, e ogni volta che si andava da lui ecco, ripeteva, ma erano i primi momenti in cui lui invitava a salire sulla montagna e ricordare i messaggi della Madonna prendendo non cinque pietre grosse così come facciamo, come vedete fanno i pellegrini, che, ma piccoli sassolini, prendete cinque pietruzze, diceva, tenetele sul comodino e così ricorderete questi cinque messaggi della Madonna. Ecco allora l'importanza anche noi che facciamo nel sottolineare ogni santa messa in questi giorni una di queste pietre. Non facciamo lunghe catechesi, non si finirebbe più, ma ecco, diciamo, ecco, è stato lì quando per la prima volta ho sentito, perché poi l'altro mio amico, anche se avevamo finito gli anni insieme di seminario, poi non ha più continuato, e diciamo bene così, ora è felice, lui aveva cercava altro, ecco, era un bravo ragazzo, sposato mi sembra, ecco, però aveva altri, ecco, ma insieme, e vi dico un'altra cosa, ecco perché ieri ho iniziato non con la pietra della Bibbia, ma con la pietra della preghiera, perché è la preghiera che scioglie i cuori. Non stancatevi mai di pregare il rosario, oppure come noi abbiamo, e vi consegniamo tutte le volte, preghiamo a mezzogiorno, la preghiera mariana. Non stancatevi mai di dare la vostra mano alla Madonna. Ecco, nella preghiera, lei conduce, lei apre i cuori, lei ci porta a comprendere la parola di Dio e a viverla.